Salve a tutti amici, in questo video vediamo come controllare il livello di amicizia dei nostri Pokémon. Andiamo a Garrafopoli. E questo è il primo sistema. Vedete la ragazza vicino alla fontana? Se la interpelliamo, lei ci può dire a che punto siamo con l'amicizia con i nostri Pokémon. Per esempio, facciamoli vedere a Azumarill. Ovviamente l'amicizia è importante anche e soprattutto per fare alcune evoluzioni. Ecco qua, ci dice che è una bella amicizia, ma possiamo diventare ancora più amici. E vediamo il secondo sistema, quello che in realtà vi consiglio maggiormente. Facciamo un picnic e andiamo semplicemente a interagire con il Pokémon. Vedremo un livello di cuori che va da 1 a 5. Andiamo da Azumarill e vediamo che lui ha un 2 cuori. Ma adesso vi faccio vedere Skeledirge, che ho fin dall'inizio del gioco, un livello di amicizia altissimo. Al massimo. Ed ecco qua, 5 cuori. Ora, come fare ad aumentare? Vedete, 4 invece Quaquaval. Come aumentare i cuori? Allora, interagite con loro, teneteli in squadra, cercate di non farli morire. Fateli giocare a palla qui ai picnic e lavateli. Nei picnic è il modo migliore per far aumentare il livello di amicizia velocemente. Fate qualche picnic, fateli giocare a palla e lavateli. Io così sono riuscito a raggiungere velocemente un alto livello di amicizia con alcuni Pokémon che mi serviva a fare evolvere. Ecco qua. Quindi vado a lavarlo. E anche questo è un sistema. Ci vuole un attimo di pazienza, ma così lo andiamo ad aumentare. Quindi questi sono i due sistemi. Spero di essere stato d'aiuto, un saluto.